Bentornati a Restart, ancora per qualche settimana alterneremo la presenza a distanza, come nella puntata di oggi, a qualche ospite in studio, nei nostri studi di Imola, ma intanto oggi abbiamo un ospite che sarebbe stato anche in difficoltà a raggiungersi, direttamente da Roma, il dottor Stefano Mino. Buongiorno dottor Mino, lei si occupa di informatica? Apparentemente sì, buongiorno a tutti, salve. Allora, spiego velocemente quello che mi ha spiegato naturalmente poco fa. Insieme a due amici, qualche anno fa, ha creato una piccola azienda informatica che è cresciuta veramente tanto, che oggi rifornisce importanti aziende italiane di vario settore. Ma esattamente, io ho letto anche un po' il suo curriculum, di cosa vi occupate? Beh, 7 anni fa, quando siamo partiti con questa avventura, perché è una vera e propria avventura, creare un'azienda di produzione software in Italia al giorno d'oggi, quando siamo partiti con questa avventura avevamo riscontrato che il mercato aveva un'esigenza, quella di recuperare la conoscenza dei processi fisici. Parola povera, la conoscenza dei programmi, delle procedure che gestiscono i dati e li trasportano da una parte all'altra in azienda, trasformandoli secondo le regole di business che sono state definite. Perché questo rappresenta un problema? Perché chi conosce quelle procedure, scusate, sono le persone che le hanno create, che le hanno sviluppate, che le hanno implementate, ma le persone cambiano lavoro, cambiano azienda, cambiano ruolo, vanno in pensione. Pardon. Prego, prego, questo è il bello della diretta. Prego. Vanno in pensione oppure i sistemi integrator che li hanno sviluppati, anche quelli magari si susseguono nel corso del tempo e con loro inevitabilmente se ne va un po' di questa conoscenza. E questa mancanza può essere un inibitore per le aziende medio-grandi e grandi, che sono le aziende a cui noi ci riferiamo, per avviare le iniziative che riferiscono alla digital transformation, quindi trasformazione anche dei processi aziendali, quindi dove noi all'interno di un'iniziativa di data governance ridefiniamo un processo, come deve funzionare all'interno del nuovo modello che stiamo mettendo in piedi e lì descriviamo come vorremmo che l'azienda funzionasse, ma poi come l'azienda funziona in realtà è là dove è scritto il codice, quindi dove ci sono tutte queste procedure di trasformazione delle informazioni, di manipolazione e quant'altro. Andare a riprecuperare tutta questa conoscenza era un qualche cosa che mancava sul mercato, non solo italiano, anche mercato mondiale. Iniziò ad avere i primi contatti anche all'estero di aziende interessate e abbiamo avuto anche fortuna perché abbiamo trovato già fin da subito i primi clienti che erano interessati a questo tipo di soluzione, che ci hanno dato fiducia e che oggi sono nostri felicissimi clienti. Per fare qualche esempio pratico, nell'informatica che voi gestite passa tutta la vita di un'azienda? Beh, sì, insomma, sono tutte quelle procedure che vanno, diciamo, a trasformare le informazioni. Notoriamente sono quelle all'interno, di caricamento di un data warehouse, di estrazione di informazioni, magari per la rendicontazione delle banche o cose di questo genere, no? Quello nello specifico della rendicontazione, spesso e volentieri sono delle procedure scritte alcune 20-25 anni fa in COBOL, e andare a recuperare questo tipo di conoscenza. Alcuni clienti ci hanno provato così ad personam, no? Quindi diciamo a mano, però ci si perde perché stiamo parlando di decine e decine di migliaia di programmi interconnessi fra loro e quindi ricollegare tutta la filiera diventa un lavoro improbo. Noi abbiamo costruito delle soluzioni che per ogni diverso linguaggio, che possono essere il COBOL, il PLSQL, il Java, piuttosto che per ogni diverso tool, che può essere DataStage, piuttosto che informatica, Oracle o DI, abbiamo ricreato questi metadata catcher che si occupano di recuperare tutta questa conoscenza e riportarla in modo grafico, disponibile e condivisibile all'interno dell'azienda, le varie funzioni aziendali. Quindi la può utilizzare sia il team del Chief Data Officer, perché deve completare la sua iniziativa di data governance, ma anche chi fa sviluppo applicativo, perché deve fare la manutenzione di quelle applicazioni, piuttosto che esercizio, perché deve monitorare come sta andando l'esecuzione di quei processi che sono magari stati scritti 15 o 20 anni fa.
Oggi si parla tanto, dottor Mino, di cibersicurezza, anche di eccesso di digitalizzazione, nel senso che tutto passa dalle macchine, si perde un po' l'utilizzo della penna, della carta e anche il rischio, naturalmente si corre anche il rischio di perdere i dati. Quanto sta crescendo la sicurezza e dal punto di vista della vostra esperienza, quanto è fondamentale mantenere sicuro il sistema? Ma è strafondamentale mantenere sicuro il sistema e questo lo si può fare anche conoscendo il proprio sistema, quel messaggio che noi vogliamo trasmettere. Probabilmente la parte dove noi andiamo a operare non è quella più attaccata perché sono i flussi dati, però lì ci si potrebbero trovare dei terreni fertili. Faccio un esempio. L'abbiamo riscontrato all'interno delle procedure di GDPR, quindi di gestione della privacy, dove ci sono dei tool che sono predisposti per andare a capire dov'è che all'interno dell'azienda ho dei dati sensibili. Però lei immagini che ci sono tantissimi processi, quindi programmi, che utilizzano delle tabelle di appoggio, dei file di appoggio, dove utilizzano questi dati sensibili. Magari queste tabelle vengono refreshate dal programma quando gira una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni. E intanto quei dati lì però rimangono e sono abbastanza visibili e disponibili, poco conosciuti perché non sono descritti, perché sono solo tabelle di appoggio, però anche quelle vanno individuate. Noi ultimamente stiamo tentando di sensibilizzare il mercato su un concetto che va un po', per esempio, al di là della gestione della qualità dei dati, cioè la gestione della qualità dei metadati. Perché? Perché i metadati, se sono conosciuti, possono anche essere utilizzati e gestiti. È un vero e proprio patrimonio, io direi una piccola miniera d'oro sulla quale i clienti siedono. Lì c'è scritta tutta la storia di quello che è stato implementato, di quello che è stato sviluppato, di quello che è stato cambiato. Ed è lì disponibile, non lo devono comprare, ogni azienda ce l'ha. La cosa utile è avere il tool adatto per andarle a comprendere e a riconnettere tutte quante. Qualche previsione per il futuro, considerando, ed è un po' l'ultimo argomento che andiamo a trattare perché i nostri minuti a disposizione sono quasi terminati, considerando come la tecnologia evolve alla velocità della luce, oggi un programma, una specifica, un progetto tra 3-6 mesi è già vecchio. Allora, voi su cosa state lavorando e che cosa pensate che sarà tra 1 o 2 anni, che è già futuro, la tecnologia, l'informatica delle aziende? La ringrazio della domanda. Il futuro in effetti è già qua. Noi abbiamo cominciato, ad esempio, vendendo delle licenze d'uso o noleggiando la soluzione in alcuni casi specifici. Quello che ci ha richiesto il mercato è stato di non dover scegliere per forza un tool o acquisire una licenza software, ma di avere questo tipo di attività disponibile come un servizio. Difatti, poi tutto l'anno scorso abbiamo investito nel reingegnerizzare la piattaforma e oggi tutte le nostre soluzioni sono disponibili in software as a service pay per use. In cloud, che è proprio quello che il mercato ci richiedeva, cioè la possibilità di accedere, dimenticarsi di tutte le problematiche connesse del trovare una macchina dove installarlo, prendere la licenza del database, comprare la licenza software, che richiede tempo. Su un nostro cliente, da quando aveva deciso di acquisirci e quando ha avuto la disponibilità di tutto, sono passati 5 mesi, tempo perso. Insomma, oggi il tempo è un materiale prezioso e va sfruttato bene. E quindi invece averlo disponibile dove io compro il servizio, lo uso per quello che mi serve, magari perché devo fare solamente una migrazione di alcuni processi, quindi mi serve recuperare l'intelligenza di processo per rimapparla sulle nuove procedure. E quando ho finito, basta, spengo e smetto il servizio. Come la stessa differenza che c'è tra impastarsi una pizza, diciamo, preparare col pomodoro, così, cucinarmi, mettersi a tavola, seduti, forchetta e coltello e renderla fruibile alla famiglia, piuttosto che andarla a ordinare fuori, farsela portare e comunque dobbiamo mettere a disposizione tavolo, sedie, forchetta e coltello, piuttosto che andare a cena fuori. Molto, molto chiaro. Senta, io la ringrazio, dottor Mino, per essere stato collegato Niente. con noi. Andiamo È stato naturalmente un verso il gran futuro. piacere. Mi preoccupo un po', mi permetto in questi 30 secondi, quando si parla di cloud, di nuvola, quando si parla appunto di drive, di tutta la tecnologia, fra virgolette, sospesa, uso questo termine che è anche adatto al nostro periodo.
ormai biennale di pandemia, perché se succede un lockdown informatico, uno deve aspettare che riparta il sistema. Penso quello che è successo nel centro-nord qualche mese fa, ferme tutte le piattaforme social e tutti erano impazziti, no? Questo è vero, è anche vero che i cloud provider si sono pesantemente attrezzati per far fronte a questo tipo di esigenza. È anche vero che le nostre soluzioni non sono soluzioni che di solito hanno bisogno di stare in piedi 7 giorni per 7 H24. È anche vero ulteriormente che noi non andiamo a trattare nessun dato. Noi immagini che noi ricostruiamo i processi come vengono solamente operando con i metadati, quindi con le informazioni sui dati. Noi non tocchiamo mai alcun contenuto. Quindi anche da questo punto di vista c'è un certo livello di tranquillità. Grazie ancora di essere stato Grazie a voi. Arrivederci, collegato e buona serata, arrivederci. buon lavoro a tutti. Arrivederci. Ed è con noi adesso un fotografo veramente straordinario, collegato naturalmente perché giriamo l'Italia con la possibilità di zoom. Non è bello come averlo in studio, però ben arrivato a Gianluca Balocco che ci racconta alcune delle sue tante esperienze e vorrei partire da un'esperienza bellissima, quella del ballerino, un'esperienza di un'installazione del 2018 che si trova a Milano al Museo Messina. Allora, il lavoro è iniziato intorno al 2017, è un'opera che ho realizzato nel corso di un anno attraverso il metodo che io utilizzo normalmente, che è quello di preparare il set, quindi di preparare anche il rapporto con il mio soggetto con più incontri, perché l'uso della fotografia che faccio ormai da molti anni è, diciamo, ha delle origini all'inizio del Novecento con il pensiero di Laszlo Mogi Nagy, che è appunto laddove la fotografia genera delle nuove realtà più che riprenderle. E per generare delle nuove realtà, quindi ho proposto a queste tre ballerine che erano state negli anni giovanili, soggetto del maestro Messina, Francesco Messina, soggetto per le sue sculture, eccetera, che tutt'oggi si trovano nel Museo Messina a Milano. E niente, quindi ho ripercorso questo passaggio con uno scarto temporale molto ampio, perché le ballerine, quando le ho riprese, era ancora in vita Carla Fracci, che ad oggi non c'è più, avevano intorno agli 80 e passa anni. Quindi era comunque un passaggio molto importante, dalle sculture nell'età giovanile, intorno ai 26 anni, al periodo, diciamo, della maturità o della terza età. È stato un lavoro molto profondo, in cui mi sono relazionato con ciascuna, di loro, con Carla, con Luciana Savignano, con Aida Colla, cercando di capire il senso profondo della danza e della loro femminilità. E facendola passare Mi permetto mentalmente. Gianluca di interromperti perché la fotografia non è solo uno scatto, cioè c'è proprio un legame, no? Sì, la fotografia è una forma di pensiero per me, quindi è un'estetica che in un certo senso richiama la nostra esperienza mentale. Tutto il lavoro che io sto facendo è quello di collegare l'immagine fotografica ai processi neuroscientifici, quindi come noi, la nostra mente legge attraverso sei aree cerebrali diverse, quindi quello che sono le linee, la percezione, il riconoscimento dei volti, cioè è abbastanza complessa la cosa. Non penso che abbiamo il tempo di approfondire questo punto, però ecco, quello che ci tengo in questo progetto, come in altri progetti che ho realizzato, è stato proprio il cercare con loro l'identità profonda. E con Carla Fracci ho progettato io stesso un vestito che la potesse rappresentare, un vestito di 15 metri di diametro, di voile di seta molto grande, che ho realizzato con una designer sulle sue misure, che potesse rappresentarla. Perché verde? Perché nell'originaria scultura, quando lei era giovane, era stata fatta da Francesco Messina, era con questo vestito verde, che io ho fatto crescere come se fosse una pianta, sostanzialmente 70 anni dopo, e quindi era diventato qualcosa di ancora più ampio, ancora più coinvolgente. Con Luciana Savignano abbiamo pensato
a quello che è stato il suo primo vestito cavallo di battaglia, in cui lei è uscita sulle scene, quindi un vestito che aveva più di 45 anni, un cimelio più che un vestito, e anche con, delle con degli strappi, dei rammendi, perché per lei era un abito sacro, che lei ha reinterpretato con la stessa vitalità e forza e energia giovanile. Con Aida Colla ho utilizzato la sua passione per il design, la progettazione di vestiti e di moda, perché lei se li costruisce proprio, è una donna fortissima, siciliana, in gambissima, oltre essere stata una grande ballerina, è stata anche una creatrice, una creativa, quindi lei si è proprio costruita il vestito per questo lavoro. E, è un suo lavoro anche molto forte, molto energetico, in cui passa, diciamo, tutta la sua femminilità siciliana, la sua solarità, la sua forza, la sua energia. Ecco, quindi siamo arrivati con passaggi lenti a costruire questo set che poi è stato girato a Palazzo Reale a Milano. Ecco, fotografie che hanno ormai 4 anni, siamo nel 18, che però hanno una storia importante. Nella morte di Carla Facci sono state utilizzate da Repubblica e Corriere della Sera, ma hanno anche un progetto a venire. Sì, allora, questa è una nuova idea che sto, diciamo, realizzando con Musee. Art, che è una piattaforma che sta per uscire, in realtà è prossima, imminente uscita, una piattaforma che vuole creare un club di artisti che sono realmente artisti, quindi che hanno uno studio, una ricerca comprovata, e che possono creare delle forme d'arte anche digitale, NFT, come adesso il mercato richiede, perché il mercato adesso richiede molto la digitalizzazione dell'opera, la condivisione su blockchain, eccetera. Quindi Musee, che è, diciamo, stata fondata da Alessandro D'Amato, che è un uomo, un ingegnere tecnologico, ma con una grande sensibilità e cultura nell'arte, e ha avuto questa idea che io ho trovato molto affascinante, che non è quella di creare solo una piattaforma NFT, come ce ne sono già ormai diverse, ma quella di creare un ponte tra quello che è la creatività di artisti che lavorano da anni sia con il medium concreto, quindi una stampa fotografica come quella che vedete dietro, che richiede anche tecnologie, costi, investimenti, o la possibilità di digitalizzarla. Quindi con questa possibilità ci sarà un doppio canale per chi vorrà comprarsi, diciamo, un'opera su Carla Fracci o Luciana Savignano o Aida Colla, che può essere sia in forma digitale certificata, quindi come pezzo, diciamo, io faccio tirature multipli molto bassi, quindi alla fine che sia una stampa o sia un NFT non cambierà il senso. Però ecco, l'idea che a me piace molto, perché è tutto un team di collaborazioni con gallerie, con idee nuove, di creare, come si può dire, un po' di movimento nell'arte, che in questi 2 anni è stata forse quella più bastonata di tutti, la creatività in tutti i sensi, diciamo, sia nella danza, nel teatro, che nell'arte visiva e performativa, eccetera, in tutti i canali l'arte è stata quella che secondo me ha pagato il prezzo più caro, ecco, più alto. Fra i tanti progetti, anche Gianluca, fra i tanti progetti, le tante esperienze, leggo le piante, fanno parte delle tue esperienze, ma anche un lungo progetto in Amazzonia, in Ecuador. Vogliamo parlare, far rivedere magari qualche immagine? Molto volentieri. Allora, tutta l'origine della mia ricerca da 15 anni a questa parte ha a che fare con le piante, con il legame uomo-pianta. E quindi il fil rouge che poi collega i temi di ricerca, i soggetti su cui io creo installazioni, lavori o della narrazione attraverso della creazione di progetti, ha a che fare con la neurobiologia vegetale. Diciamo, partendo tra il 2010 e il 2013, ho realizzato Naked Plant, che è stata una raccolta di immagini di piante sospese che io ho sospeso, lavando loro le radici, in spazi umani, quindi invertendo il concetto di soggetto sfondo, dove la pianta diventava il soggetto e l'umano lo sfondo, cosa che normalmente nel nostro pensiero visivo al contrario, le piante sono sempre uno sfondo, non sono mai un soggetto. E tutta questa cosa veniva fatta anche con un rituale, diciamo, per cui la pianta, dopo essere stata fotografata in una sospesa, quindi anche con una difficoltà enorme, perché con fili trasparenti, quindi non visibili, perché
queste piante rimanessero come volanti, diciamo, all'interno di questi spazi. Questo progetto è stato presentato alla Sorbonne nel 2014 e contemporaneamente è partito il progetto con l'Amazzonia, di cui tu accennavi. Il progetto in Amazzonia è stato un lavoro molto lungo, organizzato con l'Università Cuenca e con alcune diciamo strutture sul luogo che avevano contatti con la comunità Shuar. Gli Shuar sono il popolo sciamanico più antico del mondo, ha più di 2000 anni, ma ha 2000 anni di libertà, cioè non ha mai subito la conquista da parte di nessuno, neanche dei conquistadores, quindi sono sempre stati liberi, liberi da tutto. Shuar vuol dire difensore della foresta, la parola Shuar. Gli Shuar sono noti, se cerchi su Google, come i famosi tagliatori di teste, e quindi anche come un popolo, diciamo, sciamanico, ma anche molto pericoloso, con cui avere... però io posso dirti che è molto più pericoloso vivere a Milano che non stare in una foresta amazzonica. E io non sono mai stato così sicuro e felice di stare con loro. È stato molto difficile incontrarli, perché vivono in piccole, clan sparsi all'interno della foresta, non sono neanche villaggi, ci sono alcuni villaggi con qualche centinaio di persone, ma sono pochissimi, più che altro sono piccoli clan, quindi gruppi molto ristretti, ma sono tutti collegati tra di loro. È stata un'esperienza fantastica che si è ripetuta per un paio di anni, io sono sempre in contatto con loro, questa esperienza ha generato tutto un lavoro fatto in collaborazione con loro. Io ripeto, la differenza tra artista e fotografo è in questa piccola sfumatura. Io non ho fatto un reportage sulla cultura, sulle culture locali, che possono sembrare anche folcloristiche magari per certe cose. Li ho presi così come sono, nella loro vita, nelle loro contraddizioni, e ho creato un progetto con loro, stando con loro, vivendo con loro, passando attraverso la loro millenaria cultura che hanno con le piante. E quindi loro hanno più di 200 mitologie legate al senso del legame uomo e pianta. Ecco, questo è stato un altro percorso legato alla biologia, al legame con le piante. In Amazzonia ho completamente rivoluzionato il mio lavoro, e diciamo che dal 2017-2018 ho cominciato a lavorare un'idea molto innovativa, sulla quale sto lavorando ancora e ti sarà di prossima uscita, che è un sistema di esperienza sensoriale immersiva che passa attraverso il linguaggio fotografico e attraverso il linguaggio della mente e degli occhi. Sempre con questo progetto sto collaborando con Muse e anche con altre strutture e curatori, e quindi adesso di più non posso dire, perché è una cosa anche su cui c'è un team che lavora, quindi c'è una certa riservatezza, ma anche questo progetto è fortemente, intimamente collegato al legame con il mondo naturale e con la natura, in quello che si chiama una visione sistemica della realtà, che non è una visione ottica, ma è qualcosa di più complesso. Grazie. Quando il progetto è ultimato, comunque in fase operativa, magari ci rivediamo e lo raccontiamo. Grazie per questa intervista, per questo collegamento a Gianluca Valocco, e a presto. Grazie a voi e un saluto a tutti.